L'amicizia per Edoardo Albinati. Ah sì, l'amicizia. L'amicizia. Un rapporto davvero misterioso. Nemmeno lo si può dire un sentimento, come invece sono l'amore o la simpatia. E che cos'ha di diverso, di particolare rispetto agli altri affetti? E poi l'amicizia la si sceglie veramente, cioè gli amici tu te li selezioni uno per uno, come se fossero della frutta su un banco, dopo averla valutata e tastata, e infili nel sacchetto di carta le mele e le pesche più tonde, più mature. No, non funziona così. E poi sei tu a scegliere, o piuttosto vieni scelto. Da chi? Da cosa? Non basta conoscersi nell'amicizia. Di un amico o di un'amica è inutile enumerare pregi o difetti che potrebbero formare una lista infinita. Quello è pigro e permaloso, quell'altro una sciagurata, c'è chi spettegola alle tue spalle. Ma cosa cambia in fondo? Forse che per questo gli leverai la tua amicizia. Ma che? Anzi, ti leghi ancora di più. L'amicizia resiste alla realtà, vince sulla realtà. È quasi un ricatto che tu continuerai a pagare e i tuoi amici pagheranno per te. A occhi chiusi, senza fiatare. L'amicizia non giudica e non è giudicata. E può durare anni, senza che succeda nulla in mezzo. Silenzio, nemmeno un segnale. Eppure basta una telefonata ed ecco che si risveglia nel punto esatto in cui il discorso era stato sospeso, come se fosse andata in letargo l'amicizia. Il cuore batteva lentamente, sotterrato dalla vita quotidiana, soffocato dalla distrazione, però batteva. E la conversazione si riavvia perché in realtà non era stata mai interrotta. Dunque l'amicizia può essere tradita, offesa, dimenticata e persino rinnegata o maledetta. Ma l'amicizia non può finire. Maledetti amici miei.